un vincolo anche di rapporti. Fano sempre più ecosostenibile. Arrivano infatti le colonnine di ricarica per le auto elettriche, un passo avanti per la città della fortuna che, grazie a un protocollo d'intesa con Enel SI, si arricchirà in modo gratuito di questo nuovo servizio. Entro la fine dell'anno inizieranno i lavori di installazione. Abbiamo quindi approvato questa convenzione che permetterà ad Enel SI, che ha vinto una manifestazione di interesse e sulla base della quale hanno partecipato, hanno presentato le loro offerte diverse ditte, e quindi su questa base abbiamo affidato ad Enel l'installazione di 11 colonnine elettriche che saranno dislocate in punti particolari della città, per favorire ovviamente l'uso di auto e veicoli elettrici e perché si possano ricaricare anche attraverso lo stallo e la sosta nei parcheggi pubblici. In realtà sono in totale 22 prese di ricarica con 11 colonnine. Le zone ovviamente sono quelle che noi riteniamo insieme ad Enel le più interessanti dal punto di vista, da questo punto di vista, sono Viale Adriatico, il circuito ciclistico Zengarini, via Carlo Pisacane, Viale Romagna, via San Lazzaro vicino al centro commerciale di San Lazzaro, via Girardengo, via Ammiraglio Cappellini, quindi in località Ponte Sasso, via Luigi Naudi nella zona industriale di Bellocchi, via Lucio Domizio Aurelio nella località Ponte Metauro, via Le Buozzi, quindi lungo la statale 16, e via Divisione Carpazzi, quindi a Sant'Orso. Queste sono le 11 zone dove saranno riservati degli spazi per poter ricaricare le macchine elettriche. Io credo che, al di là dell'infrastruttura, che al comune fra l'altro non costa nulla, è un segnale molto chiaro affinché l'uso e l'incentivazione da parte del pubblico dell'uso delle macchine elettriche possa essere appunto percepita e possano sempre più farsi vedere macchine elettriche che, fra l'altro, vorrei ricordarlo, in centro storico ad esempio non pagano l'ingresso alla ZTL.